Ah, il 2018, che bei tempi quelli. Certo, anche lì c'erano dei problemi, ad esempio persone che proponevano di cancellare 250 miliardi di debito in possesso della BCE, però sicuramente molto meglio di adesso, con una pandemia in atto. Oh shit, here we go again. E così in 2 anni le idee corrono e sono andate al di fuori del contesto di partiti sovranisti, che addirittura sono arrivate a gente che è andata a finire a fare il presidente del Parlamento europeo. Quindi c'è un po' da preoccuparsi. Ora, in questo video vi potrei spiegare come questa possibilità sia alquanto remota, ad esempio citando l'articolo 123 del funzionamento dell'Unione europea, che ad esempio dice che la Banca Centrale Europea non può finanziare gli stati. Oppure, ad esempio, vi potrei spiegare come gli interessi politici di altre nazioni europee potrebbero mettere i bastoni tra le ruote a questa idea, oppure ancora quanto potrebbe minare la fiducia della banca centrale dopo un'azione di questo tipo e quindi compromettere il funzionamento della banca centrale stessa nel futuro. E a proposito di futuro, altre complicazioni che potrebbero avvenire nel lungo periodo dopo questa scelta. Ma oggi non vi voglio parlare di tutto questo. Prendiamo per buono che si possa fare una cancellazione del debito della Banca Centrale Europea. Cosa accadrebbe successivamente? Partiamo dall'inizio. Abbiamo lo Stato e i mercati finanziari. Lo Stato ha bisogno di soldi che hanno i mercati finanziari. E per questo i mercati finanziari prestano soldi allo Stato e in cambio lo Stato dà titoli di Stato ai mercati finanziari. Questi titoli di Stato sono delle obbligazioni, dei contratti che danno il potere ai mercati finanziari di esigere indietro la somma precedentemente prestata. Quindi, man mano che si va avanti col tempo, lo Stato ridà indietro i soldi ai mercati finanziari e man mano l'obbligazione si estingue. Tutto molto bello. In questa situazione entra in campo la Banca Centrale Europea, che vuole attuare una politica monetaria espansiva per supportare l'economia e cercare di farla riprendere da questa crisi pandemica. E quindi cosa fa? Crea moneta, stampa moneta e la dà ai mercati finanziari. In cambio si prende i titoli di Stato. In questo modo questi soldi poi dovrebbero arrivare alla fine all'economia reale tramite prestiti a famiglie, imprese, depositi o in conto corrente, eccetera, eccetera. In questo caso quindi lo Stato non dovrà più dare i soldi ai mercati finanziari, bensì li dovrà restituire alla Banca Centrale Europea e man mano estinguere il proprio debito. Ma così facendo lo Stato avrà meno soldi a disposizione. E quindi qual è l'idea geniale di quelli, non solo dei partiti sovranisti, ma anche ormai di quelli che stanno alla presidenza del Parlamento Europeo? Semplice, se noi cancelliamo i titoli di Stato, lo Stato avrà più soldi a disposizione e quindi potrà combattere meglio questa crisi economica dovuta alla pandemia. Tutto perfetto e logico, a quanto sembra. Ma per capire le conseguenze di questa operazione dobbiamo entrare dentro la Banca Centrale Europea e capire come funziona. La Banca Centrale Europea funziona un po' come un'impresa privata, infatti ha il proprio bilancio con il proprio attivo e passivo. Molto spesso, soprattutto su internet, si dice che la Banca Centrale Europea può stampare soldi con un click. Beh, in realtà è un po' più complesso di così. Infatti la BCE, quando va a creare moneta, va a creare una passività nel proprio bilancio, che deve essere ovviamente pareggiata. Come la può pareggiare? Lo abbiamo visto prima, comprando titoli di Stato. In questo modo il bilancio sarà in pareggio. Ora ipotizziamo che David Sassoli riesca a convincere la Lagarde a cancellare i titoli di Stato in possesso della BCE, che ad oggi ammontano al 20% del debito pubblico italiano, ad esempio. Se noi togliamo i titoli di Stato, vediamo che non c'è più il pareggio di bilancio. La Banca Centrale Europea può svolgere le proprie funzioni nonostante un passivo in bilancio, ma non è un'opzione consigliabile. Se volete approfondire, vi lascio il link in descrizione. Quindi è fortemente consigliato riequilibrare il bilancio della Banca Centrale Europea. Come si può fare? Tramite 3 opzioni, ma tutte purtroppo portano alla stessa strada. La prima e aumentare le riserve da parte delle banche commerciali, quindi diminuire le disponibilità delle banche commerciali che ovviamente saranno costrette anche a diminuire il credito a imprese e famiglie e quindi questo avrebbe degli riscontri negativi per quanto riguarda l'economia. Un'altra opzione è quella di aumentare le risorse proprie della banca centrale tramite un conferimento degli azionisti della Banca Centrale Europea.
Gli azionisti sono tutte le banche centrali di ogni Stato membro della Banca Centrale e quindi anche della Banca d'Italia. Quindi sostanzialmente l'Italia dovrebbe ridare soldi indietro alla Banca Centrale Europea e sostanzialmente non si è risolto alcun problema, visto che in qualche modo lo Stato dovrà ridare comunque questi soldi. La terza possibilità per pareggiare i conti della Banca Centrale Europea è quello di attuare una politica monetaria restrittiva e quindi eliminando la parte di passivo del nostro bilancio e quindi rendendo il nostro bilancio in pareggio. Questa soluzione però ovviamente non è consigliabile, soprattutto in tempi di crisi, perché una politica monetaria espansiva aiuta l'economia a crescere, mentre in questo momento staremmo facendo una politica monetaria restrittiva. Quindi un'idea così logica e geniale come quella di cancellare i titoli di Stato in possesso della Banca Centrale Europea per permettere allo Stato una migliore condizione di finanze pubbliche ha tutto l'effetto quello di togliere anche moneta dall'economia reale dei mercati finanziari e tutto ciò aggraverebbe lo stato dell'economia soprattutto in tempi di crisi. Ed ecco perché è importante conoscere e occuparsi di economia, come facciamo qui sul canale di WhatsApp Economy, perché molto spesso ragionamenti così logici e semplici in realtà danno poi risultati del tutto opposti e disastrosi, soprattutto vista la condizione odierna dell'economia, non solo italiana ma anche europea. Il tema del debito pubblico lo abbiamo affrontato qualche settimana fa e abbiamo già detto che attualmente non è un problema e che quindi queste soluzioni così drastiche non hanno alcun senso di esistere al momento. Sinceramente io, più che preoccuparmi di come la Banca Centrale Europea possa eliminare i debiti appartenenti agli stati, mi preoccuperei a far ritornare a crescere il paese. Solo così il debito pubblico potrà essere sostenibile e quindi non preoccuparci dell'aumento di questo debito pubblico causato dalla pandemia. E niente, detto ciò, la morale della favola la sapete bene. Se non ti occupi di economia, l'economia si occuperà di te e in questo caso si è occupata abbastanza bene di noi, producendo tramite un ragionamento logico e lineare risultati completamente opposti alle nostre aspettative. Detto ciò, vi saluto e ringrazio gli abbonati per il supporto che mi danno giornalmente. Alla prossima!